Benvenuti amici, io sono Pimpos, oggi torniamo su PKXD. Il mio cane ha sempre bisogno di una doccia, guardalo là. Cagnolino, per favore, stiamo iniziando ora e già ti devi lavare, perché non ti lavi da solo? Allora, nuovo aggiornamento con nuovo evento, ovvero la Gamer Week. Con tante cosucce interessanti, intanto collezioniamo 200 monete, perché le monete non bastano mai. Quindi intanto incassiamo, va. Eccoci qua alla Gamer Week. Settimana quindi dedicata ai giocatori, ai videogame. E come potete vedere hanno aggiunto proprio delle skin fighissime, con una Switch un po' colorata, devo dire. Però dico, interessante. Ci sono due nuovi minigiochi nell'arcade, nel robottone gigantesco. Dopodiché abbiamo disponibile anche diversi oggettini da poter acquistare. Sempre il tutto dedicato ai videogiochi. E abbiamo anche la casa. La casa a forma di cabinato arcade. Quella però è a pagamento. Quella è tutta a pagamento con il gioco. Vabbè, raga, come sempre supportate sia il canale lasciando un mi piace e seguitemi anche su TikTok ed Instagram. Mi raccomando, mi raccomando. Adesso andiamo a vedere un po' di cosucce in giro per la mappa e per il mondo. Allora, intanto qui abbiamo nuove cosucce che possiamo mettere. E niente, come abbigliamento non credo ci sia nulla di... Questo c'era? Vabbè, io adesso giocandoci poco non è che mi ricordo quello che c'era e quello che non c'era. Lasciamo qua, tanto ormai li ho comprati. Sì, sì, baiali. Li baia... No, 300. Noi ne abbiamo 1100. Non li baiare, va. Esci da questo corpo, va. Per quanto riguarda l'acquisto di case, basta andare al negozio. Scorriamo ed eccolo qua. Abbiamo il pack da gamer, ovviamente. Il Maxim Pack che vi sblocca praticamente tutta la skin dedicata ai gamer, dedicata alla settimana da gamer, per la bellezza di 300 gemme. E avrete tutto ciò, quindi la Switch, le cuffiette, lo zainetto, eccetera eccetera. Mentre se volete la casa a forma di arcade, di cabinato arcade, dovete sborsare ben 13 euro. Tutto il pacchetto vi verrà a costare ben 18 euro. Costi veramente esorbitanti. Vabbè, a me interessava provare i minigiochi. Vabbè che io non ne ho provato manco uno. Però dico, proviamoli, visto che ci sono quelli nuovi. Allora, il mio cane sta morendo. Perché non ti lavi? Perché non ti lavi, cagnolino malefico? Vasilisa. Guarda quello lì, l'ha comprata. Ha comprato il cabinet Vasilisa. Che fa? Gli diamo un'occhiata dentro. Vediamo se l'ha arredato. Posso entrare? Vasilisa è per me. E che cos'è? Guarda quanto è grande poi. Salve Vasilisa, tu sei una spendacciona. Sappilo, hai speso 13 euro per sta casa. Che comunque è bella, devo dire. Che comunque io mi arrampico. Mi arrampico. Abbassa questa piattaforma. Abbassa. Oh, mi arrampico. Vediamo che c'è sopra. Oggi esploriamo la... Salta, ramoscellotto. Sa... Quanto sei impedito pure nel saltare. Quanto, ma qua... Ho capito, me ne vado, va. Me ne vado. Me ne vado. Tanto non c'è niente di solo. C'è solo il terrazzino. Non hai arredato niente. Tutti sti soldi spesi e non ci hai fatto niente. Brutta persona. Allora, rechiamoci al negozio di animali. Così vado a lavare sto cane zozzo che non si lava di una settimana. E così poi andiamo a... Che stai saldando? Che state saldando qua? È muro questo. Che ci salda il muro? Esploso. E te l'avevo detto che non si saldava il muro. Allora, là c'è un altro, Seva. Ma dico, ce ne sono di spendaccioni in questo gioco. Più di quello che mi aspettassi. Allora, negozio di animali è sempre lì o si è trasferito? Presumo, guarda là. È carino, effettivamente è carino. Però spenderci 13 euro mi sembra un po' esagerato. Che ne pensate, ragazzi? Che ne pensate di questi costi di PKXD? Allora, il negozio di animali dove? Si è trasferito, non lo vedo più. Che fine ha fatto? Eccolo qua, pet shop. Allora, c'è il mio cane che deve lavarsi. Per favore, robottino. Qua vi fate pagare pure non so che. La vasca è gratis, giusto? Dov'era però? Qua si comprano le ciotole. Qua, lavati, brutto essere, lavati. Avanti, su. Ti abbandono qua, ti abbandono. Mi dissocio, ragazzi, gli animali non si abbandonano. Spicciati però, perché non abbiamo tutta l'eternità per farti lavare. Ci stai mezz'ora, ci stai. Guarda come gli piace. Guarda come gli piace. Io nel frattempo che fa saluto. Nel frattempo pure mi ballo la Macarena. Dov'era qua? È la Maria Magaria Macarena. È la Maria Magarina. È la Maria Magarina. E Macarena. Hai finito? Cagnolino malefico. Dai, su, andiamo, su. Dobbiamo. Che è successo? Basta, basta. Basta che la Macarena è finita.
Allora, possiamo uscire. Andiamo nel robottone arcade. Vediamo un po' sti minigiochi che hanno messo. Forza, mi segui, cagnolini? Dai, non ti perdere in giro, per favore. Allora, dov'è il robottone? Eccolo là. Entriamo. Casomai possiamo provarci tutti i minigiochi. Non oggi, ovviamente, perché sarebbero abbastanza da provare. Andiamoci a... Sticker unlocked, explore the classics. Allora, dammi lo sticker, va. Effettivamente non c'ero mai entrato qua. Dovevamo semplicemente entrare dentro il robottone. Va bene così. Allora, ce ne sono più? No. Allora, mi diverto, forza. Allora, vediamo sti minigiochi quali... Aspetta, vediamo un po' quali erano effettivamente, perché non mi ricordo. Falcon e Turbo Race. Andiamo a cercarli, va. Allora, Falcon, dov'è? Falcon, guardate quanti ce ne sono. Altro che uno, è proprio, c'è una zona tutta da Falcon. Giochiamo. Allora, che si fa? Ah, che è? Tipo Flappy Bird. No, vabbè, io ho sempre odiato Flappy Bird, perché ci vado sempre a morire entro 2 secondi. Guarda là. Attenzione, attenzione, invece so passato. 20 coin. Attenzione, sto facendo progressi, meglio di quanto mi aspettassi. Guarda là il mio celletto come vaga. Ragazzi, vi sfido a questo gioco. Fatemi sapere a quanto siete arrivati voi. Adesso vediamo a quanto arrivo io, ovviamente. No, vabbè, la faccia che ha fatto quell'uccelletto lì è strepitosa. 51, riproviamoci, va. 50, non è che posso lanciarvi la sfida con 51. Voi mi distruggete. Attenzione, no, 10. Praticamente ogni click avanza lì. 16, 17, però concentrati. L'ho sfiorato. Gli ostacoli cambiano pure. Sempre concentrati. Ok, 36. Dai che vado a superare il mio record. Da lì non ci passo. Dai, uccelletto. Guarda, ti strappo le ali. L'ultimo, dai. No, vabbè. Essere presi da un gioco del genere è strana come cosa. Vabbè, dico. Dettagli. Allora, meno male che i Flappy Bird non mi piacevano. Allora, sempre calma. In questo caso circospezione non tanto, perché dico, non c'è nulla da vedere. Però, dico, sempre concentrati. Sempre concentrati. E via. Ok, dai che ho superato il record. Dai che qua ci passo. Qua non ci passo. Qua ci passo invece. Ho superato il record. E ci sono andato a morire. Vabbè ragazzi, nuovo record 67. Quindi battetemi 67. Fatemi sapere a quanto siete arrivati, ovviamente. Andiamo a vedere anche l'altro, ovviamente. 125 monete, ottimo. Quindi le monete si fanno effettivamente giocando un po' ai minigiochi. Meglio così. Turbo Race, guardate quanti minigiochi comunque che ci sono. Sono tutti da provare. Turbo Race, proviamo il Turbo Race. Vediamo qua che è. Macchinine. Ah, no, sto gioco proprio... Ci giocavo ai tempi dell'8-bit. Che, attenzione, non fa... Ah, proprio ci andate così. Proprio mi salite addosso. Mi salite addosso. Dobbiamo evitare le auto. Anche qui, ragazzi, vi sfido. Vediamo un po' a quanto arrivo io. E come faccio ad evitare? Ma scusate, vi fiondate a capofitto. Ma che siete kamikaze? Ah, non posso più giocare. No, vabbè, veramente? Possiamo giocare 4 volte, dopodiché o aspettiamo 12 minuti lì per avere solamente un altro tentativo per giocare ovunque noi vogliamo, oppure ti guardi il video per ottenere 2 tentativi. Sta cosa è brutta, sta cosa è molto brutta. Cioè, io non posso giocare quanto voglio perché voi mi date i limiti qua. Come siete delle brutte persone, però, fatevelo dire. Va bene, ragazzi, e con la Macarena direi che per oggi abbiamo visto quello che c'era da vedere. Non tantissimo, però dico, qualcosa l'abbiamo vista. Quindi mi raccomando, supportate sempre serie e canale lasciando un mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi a casa con 3 iscritti, attivate la campanella. E per oggi è tutto, al prossimo video. Oggi torniamo su Marvel Future Revolution. Però che filmati, guardate là, che filmati pazzeschi. È arrivato il guastafeste. Goblin.